Ciao a tutti e bentornati nella mia cucina. Oggi prepariamo i tarallini pugliesi. In questa ciotola ho messo la farina. Ci servirà il sale con un pizzico di zucchero, l'olio extravergine di oliva e del vino bianco caldo. Aggiungiamo subito il sale con un pizzico di zucchero. L'olio. E mescoliamo fino a quando la farina non l'avrà assorbito del tutto. Lo prendiamo tutto l'olio. E andiamo ad impastare così. Dobbiamo tenere delle briciole. A questo punto aggiungiamo il vino bianco poco alla volta. Per tutte le dosi e gli ingredienti fate sempre riferimento al link che metterò nel primo commento e che vi porterà direttamente nel mio sito cucinacommegrazielleraffaele.it. Potete decidere di aromatizzare i tarallini a seconda dei vostri gusti. Potreste aggiungere pepe, origano, finocchietto, semi di finocchio, peperoncino, paprika, cipolla disidratata, quello che volete. Ora aggiungo un altro po' di vino e vado a impastare sul piano di lavoro fino a renderlo liscio ed omogeneo. Andiamo ad impastare. Dobbiamo impastare a lungo per far distendere il nostro impasto. Dopo 10 minuti circa di lavorazione, l'impasto si presenta così. Quindi lo mettiamo in una ciotola. Lo copriamo con pellicola trasparente e lo facciamo riposare per almeno 20 minuti. Dopo 20 minuti prendiamo un pezzettino di impasto e creiamo un filoncino. Stacchiamo dei pezzetti, decidete voi la grandezza e lo spessore dei taralli. Andiamo a stendere così e quindi a richiudere. Ora io continuo e dopo vi faccio vedere il prossimo step. Fatti i taralli, li andiamo a bollire. Guardate l'acqua com'è. Appena accenna il bollore è il momento di calare i taralli. Mettete pochi taralli alla volta. E aspettiamo che salgano in superficie. Vedete? Non appena salgono in superficie, io li vado ad alzare. Una volta bolliti i nostri taralli, li mettiamo ad asciugare per 3-4 ore.
Quando i nostri tarallini saranno bene asciutti, li andiamo a infornare in forno caldo per una trentina di minuti. Regolatevi sempre in base al vostro forno. Ed ecco i nostri tarallini cotti, leggerissimi e friabilissimi. Grazie a tutti per aver seguito anche questa video ricetta. Alla prossima, ciao!